Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Nessun Dorma. Questa sera abbandoniamo per una puntata la consueta attualità politica che spesso è oggetto dei nostri dibattiti per passare a un'attualità diversa ma comunque legata alla politica, non intesa nel senso partitico ma intesa nel senso di gestione della cosa pubblica, e non esiste cosa più pubblica, e speriamo lo resti l'Italia, della sanità. Parliamo di sanità perché da questa settimana i bambini fino a 6 anni non vaccinati non possono più accedere all'asilo e al nido. Chi invece è in età di scuola dell'obbligo e non ha rispettato, la famiglia non gli ha fatto rispettare le vaccinazioni obbligatorie, in quel caso sarà la famiglia a essere oggetto di sanzioni. Quindi obbligo vaccinale, via alla copertina. Vaccini obbligatori lo sono per i bambini da 0 a 16 anni, del disegno di legge poi diventato legge Lorenzin, quindi parliamo del precedente governo, una iniziativa legislativa che ha fatto molto discutere, i cui effetti si vedono in questi giorni. Da martedì, come dicevamo, nelle scuole fino a 6 anni, quindi asili e nido, i bambini senza le 10 vaccinazioni obbligatorie effettuate non possono entrare a scuola. Ovviamente questo ha creato ha riacceso un dibattito che era già parecchio animato. Ricordiamo anche che chi ha più di 6 anni a scuola ci può andare, ma le famiglie, se non rispettano l'obbligo vaccinale, vengono sanzionate. E quindi vogliamo andare oltre il dibattito medico, perché evidentemente il dibattito squisitamente medico devono farlo i medici. A noi interessa il dibattito di attualità e quindi capire se questo strumento, cioè una legge che obbliga le famiglie a vaccinare i propri figli, i propri bambini, sia lo strumento corretto per gestire la sanità nel modo migliore. Cercheremo di andare anche oltre le posizioni, se vogliamo, un po' da stadio, che sono emerse negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo anno, tra gli strenui sostenitori del vaccino sempre e comunque e invece la cosiddetta sfera Novax, che vuol dire un po' tutto e un po' niente, però diciamo per identificare un pochino questo concetto. Cercheremo di andare oltre proprio perché vorremmo dare vita a un dibattito più articolato. Do il benvenuto, tra poco tra l'altro apriremo le linee telefoniche e i messaggi WhatsApp. Do il benvenuto alla mia destra a Gianni Imperiali, buonasera. Buonasera. Medico, però figura impegnata nella società civile. Lei è stato, posso dire, vicino al Partito Democratico, okay, anche se non direttamente impegnato, è stato in Consiglio Comunale, ha partecipato, è stato tra i fondatori o tra i precursori del Partito Democratico, poi un'esperienza che ha abbandonato, ma la sua area di riferimento politico è quella. Impegnato appunto nella società e una competenza diretta sul tema. Questo le permette di, in qualche modo di vestire la doppia giacca, diciamo quella di politico inteso come persona nella società e di anche medico. Lei la indossa volentieri. Si è fatto un'idea di questo obbligo vaccinale, cosa ne pensa? Ah, quindi siamo già alla fine, siamo già alle conclusioni. Partiamo dalle conclusioni per andare. Allora, faccio una premessa brevissima per sgomberare il campo degli equivoci. I vaccini sono fondamentali e discutere i vaccini come tali è una follia. Io ho qui dei numeri che non tiro fuori, ma non adesso, il vaiolo uccideva 2.700.000 persone all'anno nel 1957, zero quest'anno. La poliomielite 50.000 in Europa negli anni 60, zero quest'anno. Cioè non sono numeri inventati da o numeri che. I vaccini salvano milioni, virgolette, di vite umane ogni anno. Quindi discutere del vaccino come la parte più estrema da stadio, dei Novax, i vaccini fanno male, buttiamoli via tutti, è una follia. Se non partiamo da qui non partiamo, cioè come Copernico e Tolomeo, se la Terra è rotonda, se è piatta è piatta, se uno si mettono d'accordo prima la discussione diventa sterile. Quindi lei dice... Direi, punto di partenza, i vaccini sono fondamentali e hanno salvato, virgolette, milioni di vite umane e le salveranno. L'influenza del 1918 ha fatto 80 milioni di morti in Europa. Spero che la prossima ne faccia decisamente meno. Lei dice tracciamo questa riga dalla quale partire. Esatto, se no non partiamo. Vediamo se è d'accordo almeno su questa linea di partenza Stefano Re. Buonasera. Buonasera. Free Vax noi abbiamo messo nel suo sottopancia, cioè in ciò che i telespettatori vedono da casa. Ciò significa che lei promuove la libertà di scelta, è corretto? Sì, è corretto. E condivide la linea di partenza di Imperiali? Con qualche precisazione. Ascoltiamo. Giusto per intenderci, perché appunto uno dei problemi più grossi secondo me in tutto il dibattito è proprio la confusione generale a partire dalle terminologie e dalle posizioni. I toni spesso... I toni sì, ma i toni diciamo che si accendono soprattutto poi nel dibattito, mentre c'è proprio una cosa a monte che è quella almeno di individuare gli attori, cioè di dare le posizioni, che spesso invece vengono confuse secondo me in maniera a volte un pochino anche volutamente pasticciona. Però, insomma, giusto per, cerchiamo un attimo di chiarire questi due aspetti. Io direi che da un lato abbiamo sicuramente una posizione critica, diciamo, a vario titolo, verso le vaccinazioni, quelle si chiamano Novax, sono persone che, o per esperienza diretta, perché hanno avuto delle persone, dei parenti, dei conoscenti che hanno subito dei danni e che a loro opinione ritengono siano collegate alle vaccinazioni. Questo può essere veritiero o no, questo ecco, direi che questa precisazione la mette già in una posizione di vantaggio rispetto a urli e strilli che si sentono spesso sul web. Lei dice danni che queste persone ritengono siano legati e che vanno verificati. Sì, esatto, questo mi sembra una precisazione fondamentale. Esatto, per quello dico che si fa confusione, perché si danno per assodate cose che assodate non sono. Sia si dà per assodato che chi è un Novax automaticamente debba considerare che i vaccini sono il male dell'umanità, no? Ma se semplicemente io conosco delle persone che si dichiarano Novax che o hanno delle esperienze per cui hanno l'opinione che possano essere stati causa dei danni, che non vuol dire che non abbiano anche delle utilità i vaccini, vuol dire che loro ritengono che ci siano stati dei danni, che magari poi in parte sono riconosciuti, in parte no, anche questo è tutto un discorso sul quale si può approfondire. E poi ci sono delle persone che invece hanno, per ragioni di studio, assunto posizione proprio Novax, che non è la mia posizione, io lo dico solo per chiarezza. Sono persone che hanno studiato, hanno approfondito la tematica, c'è un genetista che io conosco in pensione del CNR, in particolare lui, ma ce ne sono tanti altri, adesso io cito questa persona perché ha approfondito la questione. Hanno approfondito e semplicemente sulla base dei loro studi, anche qui si può aver torto, si può aver ragione, non lo so, il collega prima, collega nel senso di medico rispetto a questo altro... scienziato che conosco, ha una posizione evidentemente diversa, lui dà per scontato che la Terra deve essere sferica, che vuol dire che i vaccini sono sicuramente buoni. Ci sono anche persone che pur avendo... Sulla Terra siamo d'accordo. Sulla Terra siamo d'accordo, sì. Almeno con me, non so, con quest'altra persona... Esatto. Non... Ultimamente vanno di moda teorie, ma va di moda teorie alternative anche. E in particolare far confusione tra teorie diverse. Ok, giusto per concludere, perché non voglio rubare ancora troppo tempo. Quella linea di partenza che tracciava Imperiali... Esatto. Dal punto di vista Freevax è interessante, perché? Perché dal punto di vista Freevax invece non parte da una critica sulle vaccinazioni, che non vuol dire né che le ritenga utili, assolutamente valide, oltre, diciamo, né che le ritenga dannose o pericolose, semplicemente si sposta su un piano che è quello del diritto, cioè della libertà degli individui di gestire il proprio corpo, gestire le decisioni soprattutto su che sostanze debbano entrare o non entrare nel proprio corpo. Scusa, una provocazione, avete paragonato il vaccino obbligatorio al TSO? Esatto, ma non è che l'abbiamo paragonato, di fatto questa legge, la legge Lorenzin, cioè o meglio il decreto Lorenzin poi tradotto in legge e anche le conseguenze e variazioni dopo, hanno mantenuto questa enorme confusione proprio tra il TSO e vaccinazione, che sono due cose completamente diverse e parallele, cioè non si toccano, perché la vaccinazione, e questo va detto chiaramente, non può essere imposta. Se un medico impone la vaccinazione a un soggetto contro la volontà degli aventi diritto, va in galera. Va in galera. Lei dice vengono messe delle condizioni, cioè la vaccinazione vengono creati dei ricatti, punto e basta. Adesso diciamoli col nome che sono dei ricatti, ti dicono se non accetti di consentire a un trattamento sanitario per tuo figlio, per ora per tuo figlio, perché poi adesso discuteremo, perché la cosa sta spostandosi dai bambini agli adulti, semplicemente ti creiamo dei problemi, non te lo buttiamo fuori da scuola, non puoi andare all'asilo, da scuola ancora no, perché c'era il problema dello scoglio del diritto all'istruzione, anche qua adesso si sta mettendo in discussione anche quello. Posso usare una provocazione adesso? Prego. Proprio perché questo gioco dialettico mi piace, e tra poco passo al terzo ospite, non mi sono niente dimenticato di lui, ma fra poco ve lo presento. Lei dice, viene fatto un ricatto. Chi sostiene la bontà di questa legge dice che è una leva che noi utilizziamo per tutelare la salute pubblica, così come potremmo dire il casco. il casco per andare in moto. Il casco salva le vite, quindi lo Stato decide in moto devi mettere il casco, altrimenti ti do una multa. Che la multa è la stessa cosa che avviene per gli studenti da 6 anni in poi. Un genitore può mandare a scuola il figlio non vaccinato, prende una multa. Quindi in qualche modo compra l'illusione della norma, mettiamola così. Diciamo che compra il fatto che evidentemente pagando la multa i bambini non sono più infettivi. Cioè, sotto i 6 anni non si può togliere la pericolosità sociale. Però prevale il diritto all'informazione, all'istruzione, rispetto alla... E quello è la realtà dei fatti. Nella narrativa che passa in giro invece il discorso è diverso, appunto non si fa notare il fatto che c'è questa incongruenza totale, per cui sembra che i bambini se hanno meno di 6 anni sono infettivi, se non sono vaccinati sono pericolosi per la salute pubblica al punto dove essere esclusi, mentre se sono più grandi pagando dei soldi improvvisamente la loro salute. Ecco, su questo tema politico tra poco voglio sentire Imperiali. Passo a presentare il nostro terzo ospite, Ivan Catalano, buonasera. Buonasera. Già deputato durante la precedente legislatura, nella precedente legislatura era nella commissione Uranio Impoverito e vaccini, danni vaccinali sui o effetti vaccinali, poi ci darà lei esattamente la definizione esatta, sui militari. Quindi si parla di una sezione diversa rispetto a quella che stiamo trattando questa sera, ma l'argomento è quello. Innanzitutto, le è servita quell'esperienza in Parlamento, in quella commissione, per arrivare a alla formazione di una sua idea, se sì, quale? Ah, sicuramente sì, perché come gran parte dei miei colleghi io ero a digiuno completamente della questione, e essere catapultato in quella commissione perché il Parlamento ha deciso di dare questo mandato a questo suo sottoinsieme di persone per indagare su questo tema mi ha portato a dovermi documentare, a studiare, a circondarmi di consulenti, di scienziati. Anche sul cos'è un vaccino? Su cos'era un vaccino era chiaro, però su quelli che potevano essere gli effetti che il vaccino e la vaccinazione potevano causare su delle persone adulte potenzialmente più sane della popolazione generale, quello era un tema difficile da affrontare se non mi fossi dotato delle conoscenze e delle persone che mi potevano aiutare a capirlo. Qual è la convinzione o l'idea che si è formata in lei dopo quell'esperienza? Allora, sicuramente che la Commissione parlamentare d'inchiesta ha trattato la questione sotto un profilo differente rispetto a quello che è stata quella per i bambini. Verso i militari la questione è stata affrontata come una valutazione di rischio. I militari fanno la vaccinazione per abbattere un rischio di contrarre la malattia nel teatro di guerra dove vanno a esercitare la loro missione. Però non si è posto mai in essere qual è il rischio che la profilassi vaccinale ha sul militare. Durante i lavori della Commissione abbiamo appurato che i rischi della profilassi vaccinale sono sostanzialmente 2. Uno deriva dalla vaccinazione in sé come atto, come trattamento sanitario, e l'altro deriva invece dal farmaco, perché il farmaco, il vaccino essendo un farmaco, come qualsiasi altro farmaco può avere degli effetti collaterali, degli eventi avversi, ma anche dei rischi e dei pericoli intrinseci alla soluzione, alle sostanze che ci sono dentro. La Commissione ha indagato sulla questione della somministrazione, andando a capire come veniva somministrata la profilassi vaccinale ai militari, se veniva somministrata nel rispetto delle prescrizioni sia mediche ma anche di quelle che sono le istruzioni che danno le case farmaceutiche, e lì abbiamo riscontrato che nonostante i rigidi protocolli che il Ministero della Difesa ha redatto nel tempo anche grazie alle raccomandazioni delle precedenti edizioni della Commissione d'inchiesta, non sempre venivano rispettati questi protocolli, e quindi le vaccinazioni fatte in modo erroneo, in modo non rigido rispettando il protocollo, potevano indurre delle reazioni avverse nei militari. Un lavoro lungo, quanto è durato? È durato, l'ultimo 2 anni e mezzo, però sono gli ultimi 2 anni e mezzo di un lavoro che è durato più di 10 anni, credo anche oltre i 12 anni. Le chiederemo come questa sua esperienza poi ha influito nella formazione della sua opinione su quello che è la legge Lorenzin sulle vaccinazioni. Abbiamo una telefonata, chiedo alla regia di tenerlo un attimo in stand-by, abbiamo anche già almeno 4 o 5 messaggi da leggere. Imperiali voleva rispondere a Re. Sì. Prego, sullo strumento. No, certo. Diciamo. Posto che la Terra è rotonda, su questo abbiamo trovato un accordo quasi di massima, nel senso perché se noi non siamo convinti che siano stati i vaccini a debellare il vaiolo, noi siamo perduti, nel senso che se posso decidere io o tu o lui, 2,7 milioni, zero. Cioè, i vaccini debellano il vaiolo, i vaccini debellano la poliomielite, i vaccini liberano il morbillo di cui poi parliamo, che forse è quello che più ci interessa adesso. Sul morbillo non manca un contributo. Lui però dice una cosa interessante: io posso decidere, il medico non può obbligarmi a prendere il vaccino, questo vale per tutti i farmaci. E questo vale per esempio, si può dire, nei testimoni di Geova che non vogliono fare trasfusioni e rischiano la morte senza... Cosa cambia però in quest'ottica qua? Ci sono due differenze fondamentali. Uno è ciascuno sceglie per sé, ma non anche per gli altri contemporaneamente. E mentre sulla sua trasfusione la scelta è assolutamente singola, sulla scelta di non vaccinarsi la scelta si diffonde a pioggia sulla società. Quindi l'elemento di contagio fa sì che la scelta non sia più individuale. Poi qualcuno dirà che gareggia una brutta parola, però il problema è questo qua: meno sono i vaccinati, più la malattia tende a diffondersi. Questa è una banalità quasi assoluta. E questo è un punto per cui occorre tenere un livello di vaccinazione che sia sufficiente a garantire... E al 95% è corretto? 95% sono i numeri magici, cioè la medicina è statistica, cioè se 96 è ancora meglio, 94 è un po' peggio, però sotto un certo limite non si ha più l'effetto. L'effetto cade. L'altra cosa è che si parla di minori, che è un'altra variabile mica da poco, nel senso che il testimone di Geova può non trasfondersi, ma il figlio del testimone di Geova viene trasfuso anche contro la volontà del testimone di Geova. Bisogna interpellare il giudice che dà il permesso per la trasfusione nei casi di urgenza drammatica. Estremo. È successo, terribile, però capita. E poi c'è l'altro pezzettino di cui parliamo ancora dopo, delle fasce più deboli che qualche volta vengono strumentalizzate, qualche volta vengono un po' prese in giro, però esiste una fascia di bambini immunodepressi o soppressi perché hanno avuto una leucemia o perché hanno una malattia genetica. E su cui il gioco è un gioco ancora più stretto, perché questi rischiano un po' di più. Poi non è che muoiono tutti, e non è che muoiono solo, però il rischio di avere un morbillo e di averlo complicato è molto più alto per loro che non per altri. Ecco, se manca quell'effetto generale, questi qui sono i primi che ci cascano dentro. L'effetto ombrello. Allora... È vero che, io so che lui dirà, però finora è stato così, però non è una buona risposta, nel senso che... È opportuno cambiare. Allora, Re, lo spunto di Imperiali è un messaggio proprio per lei, tra poco lo leggiamo. Prima però abbiamo in sospeso una telefonata. Chiedo Luciana da Canzo. Luciana, buonasera. Buonasera. Dica pure. Io vorrei chiedere un'informazione al medico. Sì. Io non ho bambini che vanno a scuola, mio figlio ha 43 anni. Le ha finite le scuole, signora Giusto? Ha fatto tutte le malattie infettive dei bambini. Però ci obbligavano a tenerli a casa quest'oggi giorni isolati dai bambini, il pediatra veniva a casa. Perché questo non succede più? Non è un modo da diffondere la malattia, portandoli in giro dal pediatra oppure mandandoli a scuola dopo 7 giorni? Una volta non c'era questa cosa. Sentiamo la risposta, grazie Luciana, buonasera. Ho capito la domanda che non c'entra con i vaccini, cioè c'entra con le visite private, sì, con le visite pediatriche. Presumo di sì, da quello che ho capito. Che risposta può dare un medico non pediatra senza creare un casino? Un incidente diplomatico. È evidente che in un mondo ideale è più comodo che il medico vada a casa e il malato stia a letto, ma questo tende a non capitare. Qualche volta è colpa del medico, qualche volta è colpa del paziente, qualche volta non è colpa di nessuno, perché oggettivamente se un medico faccia 30 visite domiciliari probabilmente non riesce a farle, però è evidente che la risposta è: in un mondo ideale è meglio che il medico vada a casa. Nel mondo perfettibile che abbiamo bisogna andare dal medico. Non c'entra con i vaccini, anzi quelli vaccinati chiamano meno il medico, però peraltro, quindi questo vantaggio lo... Senza voler modificare la scaletta degli interventi, però giusto uno spunto, ma faccio un assist su quello che è stato detto e su questa telefonata. Una delle cose che maggiormente poi sono alla base anche della diffidenza rispetto alle vaccinazioni è proprio il peggioramento del rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni sanitarie. E questa cosa, il dettaglio di cui parlava la signora, cioè il medico che ti viene a casa a visitare, che ti segue, che ti considera una persona, rispetto a quello che oggi è un'azienda ospedaliera, che considera il paziente un numero che è in entrata o in uscita, no, nel loro budget. Questo è uno degli elementi che crea la diffidenza e quindi poi anche le conseguenze più o meno motivate, motivabili, ragionevoli di scelte come quella di non vaccinare o di... dice, ma comunque so, di non fidarsi. Che arriviamo alla politica comunque, questo è quello che mi interessa. Perché quando il medico veniva a casa c'era un rapporto umano tra il paziente che ti faceva sentire che la persona cercava di curarti, di curare te, tuo figlio, era preoccupata. Adesso questa cosa si è molto anacquata. È chiaro che è difficile mettere in piedi il discorso, nel senso che io penso di essere... che andavo a casa allora, perché adesso sono in ospedale, quindi non ce vado più, penso di essere... dei rapporti con i pazienti di vecchio stampo, no, eccellente a prescindere, però appunto non è che si può dire, è molto complesso. È chiaro che il rapporto di fiducia tra medico e paziente è fondamentale. Dice una cosa saggia che è persino banale, cioè persino dal carrozziere, sarebbe bello che uno si fidasse quando gli ripara, magari senza quel rapporto di fiducia più stretto si evita ad esempio andare a cercare in modo confuso informazioni online. Ecco, questo sarebbe proprio da... Non so se siete tutti d'accordo anche su questo, l'informazione medica online è non pericolosa ma pericolosissima, nel senso che può essere fonte di ritardi e quindi di casini grossi e fonte di errori anche banali, diete inventate, gente che rinuncia a mangiare delle cose che invece sarebbe così contenta di mangiare, cioè quindi da questo punto di vista sì, qui la risposta è molto complessa dal punto di vista politico-sanitario, nel senso che i medici sono un po' pochi e diventeranno ancora più pochi, quindi anche pensare di poter... dare risorse per ampliare il numero dei medici sul territorio in modo che diventino 30 invece che 10 non sarà molto facile. Le risorse non aumenteranno, questo. Poi è chiaro che se il medico non è capace, e c'è un medico incapace come ci sarà un giornalista, ne ha di fronte uno, si può provare a cambiarlo, ecco, questo può essere uno spunto, ecco, piuttosto che cambiare modo di vedere il mondo e tornare a prendere la poliomielite, è meglio cambiare il medico, se questa è una soluzione interlocutoria. Andiamo a prendere un'altra telefonata, chiedo alla regia il nome perché l'ho dimenticato. Carla da Milano. Carla, sì, buonasera. Carla da Milano, e vi saluto tutti col cuore perché mi piace la vostra trasmissione. E ricambiamo il saluto col cuore, dica Carla. Allora, io sono stata salvata a San Matteo di Pavia per la difterite, che una volta non venivano fatti i vaccini. Io sono stata salvata a San Matteo di Pavia e praticamente io coi dottori li manderei chissà dove, perché ho fatto una caduta, sono caduta in casa per la prima volta che giocavo con mio nipote, mi sono rotta la testa del femore, mi hanno fatta 3 volte in 4 mesi, mi hanno fatto 2 reimpianto, cioè, è 29 anni che sono sul divano, non prendo una lira e devo pagare tutte le medicine, ho lavorato 47 anni e devo pagare tutto, e sono sola, pago l'affitto e pago tutto, è una cosa vergognosa per una donna come me. Non ho nessun aiuto, e dicono che la Lombardia c'ha buoni medici. Io sono rovinata dai medici. Diciamo, la sua esperienza non è così positiva, mi pare di capire. Ma tante. Chiaro. Grazie mille signora, raccogliamo il suo sfogo. La ringrazio per la telefonata. Buonasera. Una domanda, allora, ecco, prima di passare alla domanda che l'avevo promesso prima, arrivata tramite WhatsApp, ancora volevo interpellare Catalano sulla posizione che lei ha, dopo questa esperienza parlamentare che ha toccato, anche seppur in forme differenti, il tema vaccini, qual è la sua attuale posizione su questa legge, su quella di cui stiamo parlando oggi, la legge che di fatto impone o comunque forza, obbliga le famiglie a vaccinare i propri figli. Allora, la mia posizione è per una libertà di scelta. Io credo fortemente che non si può imporre questo trattamento sanitario obbligatorio nella vaccinazione, soprattutto nei bambini, perché con le conoscenze che ho acquisito durante il lavoro nella commissione d'inchiesta sono a conoscenza dei rischi che questi farmaci hanno e del rischio che la somministrazione di questi farmaci ha su dei bambini il cui sistema immunitario non è formato, perché so quali sono quelli su cui il sistema immunitario invece è formato, che sono ad esempio gli adulti. Quindi la mia posizione è libera scelta su questo tema e ritornando alla domanda iniziale, questa mia posizione è maturata proprio grazie al lavoro di questa commissione qua, quindi andare a indagare sul perché dei militari che vengono arruolati sani poi si ammalano in teatro di guerra o si ammalano anche non andando nei teatri di guerra, quindi non venendo a contatto con quelli che sono i rischi comuni che vengono a contatto i missionari, mi ha fatto capire che alla base del problema c'era la profilassi vaccinale e i rischi che essa comportava. Quindi io ho maturato la mia posizione cosciente dei rischi che questa pratica comporta. Non posso dire una mezza... Imperiali, poi una domanda per Stefano. No, perché non è proprio così, però mi fa un po' impressione parlare con chi era nella commissione, dei risultati della commissione, che io ho soltanto letto naturalmente senza averla vissuta. No, non è che la commissione dice che i militari hanno avuto malattie da vaccinazione, cioè la commissione nasce per vedere se c'è un danno da uranio, cioè nasce con un altro scopo, poi vedendo le malattie che hanno avuto i militari durante il periodo di servizio si è visto che avevano alcune malattie che in altri centri non c'erano. Una delle analisi che hanno preso in considerazione delle variabili erano i vaccini, ma c'erano moltissime altre, una delle quali per esempio è lo stress. Ora è evidente che un militare in zona di guerra, lo stress, allora conta il vaccino, il fatto che ha avuto un'alterazione metabolica, o conta lo stress, o conta il fatto che non è già... La commissione alla fine dice che i vaccini non sarebbero responsabili di nessuno dei sintomi. Perlomeno è scritto così, perché no, si legge. Sarebbero da leggere. Dice che i vaccini sono responsabili di... I vaccini sono corresponsabili e ci sono delle malattie che sono in sorte militari, certamente. Ma quali, per esempio? Per esempio le malattie tumorali o anche malattie autoimmuni. Ecco, posso dire che i vaccini sono responsabili di malattie tumorali è una stupidaggine. Io so che non dovrei dirlo, ma è proprio una stupidaggine. Allora, perché lo dico perché è una stupidaggine. No, scusa, lo dico perché è una stupidaggine, perché crea in chi ci ascolta delle sensazioni sbagliate. Cioè, se noi stiamo a discutere se uno ha diritto di scegliere cosa fare, possiamo discutere tutta la notte, magari ci accordiamo, magari invece no. Ma se uno dice che il vaccino provoca il tumore, io chiedo al pubblico e alle persone a casa di cancellare questa cosa perché è una corbelleria. Posso argomentare? Allora, sì, dobbiamo lanciare la pubblicità, però devo lasciare la possibilità di replica, prego. Scusa, ma corbelleria si può dire. Quello che sta dicendo non è corretto, perché la commissione parlamentare ha indagato nel particolare la questione, nel senso non è che si è indagato sul generale la vaccinazione causa il tumore, no, si è indagato sui casi specifici. La commissione ha detto che nei casi specifici la vaccinazione può indurre quella malattia, e questo vuol dire che non si può dire che il nesso non c'è, perché generalmente la comunità scientifica dice che non c'è il nesso, ma il nesso può esserci nel caso particolare, esatto. Quindi questa credo sia una differenza da... Non sono certo che la Commissione abbia scritto questo, forse l'ha pensato, ma allora, non l'ha scritto, ma non l'abbiamo qua perché... Esiste un rapporto online consultabile... Allora, sì, beh, certo. Beh, allora, noi lo cerchiamo online... Le ultime 5 righe, del comunicato. Allora, lo prendiamo, pubblicità, a tra poco. il peso delle parole su questioni così delicate è evidentemente alto. Abbiamo dovuto interrompere un dibattito sulla connessione tra vaccino o sull'identificazione di alcuni vaccini come corresponsabili di alcune patologie tumorali. Io ovviamente vado con i piedi non di piombo di più, perché l'argomento lo richiede, tra Imperiali e Catalano. Allora, dove eravamo rimasti? Chi vuole riprendere la parola? Posso? Prego. Allora, la Commissione ha fatto un lavoro di indagine di 2 anni e mezzo, cercando di capire quali erano i rischi legati alle malattie che i militari hanno subito durante la loro carriera. E quello che ha rilevato alle sue conclusioni è che c'è una correlazione statisticamente significativa tra le malattie linfoproliferativi e quelle autoimmuni e la profilassi vaccinale. E la Commissione alla fine conclude che non si può escludere l'assenza di nesso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso particolare tu non puoi dire che escluda la vaccinazione perché in linea generale la comunità scientifica dice che non c'è nesso, che è la frase che ha detto prima il collega, ma devi andare a studiare nel particolare se quella persona, la profilassi vaccinale fatta nel modo in cui gliel'hanno fatta, fatto col farmaco che gli hanno dato, è stata con causa o causa della malattia. E quello che la Commissione ha accertato è che questa cosa può essere, perché nel caso particolare può succedere. Le do qualche esempio. Noi abbiamo avuto dei casi aneddotici in Commissione, dei casi che ci sono stati... raccontati dai genitori dei militari che sono morti a causa di un danno da vaccino, dove addirittura il medico militare ha vaccinato il militare con una patologia tumorale in corso, oppure con una patologia autoimmune in corso, oppure con predisposizione a patologie autoimmuni in corso, cioè nel militare, e la vaccinazione altro non ha fatto che o far progredire quella patologia tumorale o far progredire quella malattia autoimmune, provocare altre malattie autoimmuni, oppure creare un danno che non si è visto e bisognato subito nell'arco delle 48 ore, ma poi si è manifestato in tempi successivi. Un caso particolare invece è stato un danno da vaccino correlato direttamente, un militare, David Gomiero, che è stato vaccinato dopo un'attività sportiva militare, e questo militare ha avuto una reazione immediata alla vaccinazione, che vuol dire che il giorno stesso, il momento stesso in cui è stato vaccinato, è svenuto e ad oggi ha un'intossicazione da metalli pesanti che non si riesce a capire, ecco, da dove sono arriva. Casi molto specifici evidentemente, esatto, su cui avete, e questo militare non è mai andato in missione, appena arruolato, una gara campestre, vaccinazione, intossicazione da metalli pesanti. Quindi noi i casi non è che abbiamo trattato una questione generale, la vaccinazione non è causa di nulla o la vaccinazione è causa di tutto, ma noi abbiamo indagato dei casi particolari che ci hanno portato a dire che non si può escludere, perché ci sono delle cose da considerare. È chiaro, che dice, non c'è un'assenza di nesso sui casi particolari che voi avete analizzato, Imperiali. Non so come fare a non essere noioso, ma però... Ci provi. Già il fatto è cambiato, non è dimostrabile l'assenza di nesso, cioè, vuole dire che, quindi, che il tumore dipende dalle vaccinazioni, come era trapelato prima, quindi già questa è una correzione che va un po' meglio. La seconda cosa, il racconto del caso aneddotico è un racconto... La mia nonna, che aveva 86 anni, diceva che quando mangiava il nodino le veniva un dolore qua, e poi diceva che quando mangiava l'uovo le veniva un dolore qui, ha smesso di mangiare il nodino, l'uovo, così, il dolore ce l'aveva sempre. Una commissione fatta così avrebbe detto chi può escludere che davvero non fossero l'uovo e il nodino a dare il mal di stomaco alla sua nonna? Ma scientificamente è un'altra cosa, cioè i lavori che si fanno per decidere se le coorti vaccinali hanno il tumore o non hanno il tumore sono fatte su 700.000 pazienti arruolati in Europa, di cui può darsi che uno abbia il tumore, come 700.000 pazienti che non hanno fatto il vaccino che hanno il tumore. Se il secondo aneddoto è, vabbè, ma il primo che è ancora più curioso, se aveva già il tumore è peggiorato, ma chi mai saprà se il tumore è peggiorato per la vaccinazione o perché il tumore è peggiorato perché era un tumore, cioè, era meglio non fare la vaccinazione a uno che ha un tumore, questo è evidente. No, non è che però lei dice il nesso non è automatismo, no, ce l'aveva già allora io avevo promesso, però è noioso, no ma è chiaro il messaggio di entrambi, avevo promesso già, deve essere più chiaro, non è mica vero, cioè, non è mica vero. Cioè, perché se fosse vagamente vero, io a mio figlio mica lo vaccinerei. Non è mica vero. Allora, Re, Una domanda per lei direttamente: negli ultimi tempi sono successi degli episodi in cui bambini malati che facevano chemioterapia o altri essendo soggetti a rischio non sono potuti rientrare a scuola perché qualche compagno non era vaccinato, e questi bambini con certe patologie e per questi bambini anche un raffreddore può essere fatale. Non è che in questi casi una minoranza nega i diritti, cioè l'istruzione, a una maggioranza? Ci scrive Mauro da Alzate Brianza. Certo. Allora sì, è vero, in questi casi una minoranza nega il diritto all'istruzione alla maggioranza, cioè una minoranza di immunodepressi, che sono persone sfortunate, e in una situazione difficile, involontariamente, tramite una legge ricattatoria, nega a una maggioranza di persone, cioè bambini sani, perfettamente sani, ma ancora non vaccinati per vari motivi, che possono essere di scelta o di opportunità di vario genere, gli viene negato un diritto. Per cui sì, è proprio una minoranza che nega un diritto che ha una maggioranza. Ha ribaltato solo i numeri, intendo dire, quanti sono i bambini immunodepressi in Italia, quanti sono i bambini non vaccinati in Italia? Non lo so, quanti sono i non vaccinati? Non lo so, ogni anno nascono 480.000. Che io sappia, il 5% possiamo scarso. Fare un po' di conto. No? Allora, sono 480.000, allora il 10% sono 48.000, giusto? Quindi io so che c'erano 24.000. Sono due minoranze sovrapponibili quasi. Beh, okay, allora io vorrei dire solo questo. C'erano 700. No, evitiamo però di parlarci sopra, altrimenti una minoranza può scegliere, l'altra no. Questa è la vera differenza. No. La differenza è proprio che una minoranza può scegliere, l'altra no. Nel senso che un bambino immunodepresso, che è una persona che ha delle grosse difficoltà, dovrebbe innanzitutto essere un po' meno strumentalizzato, perché vedete, le persone immunodepresse, io non sono un medico, mi corregga se dico scemenze, la persona immunodepressa, come diceva, un raffreddore può essere letale, no? Giusto? Non mi risulta che esistano dei vaccini, soprattutto obbligatori attualmente, che fermino il raffreddore, a parte che non mi risulta che esistano vaccini per il raffreddore. Quindi era una allegra metafora. Ma facciamo un'altra metafora, perché non esiste solo il raffreddore. Il morbillo? Perfetto, il morbillo è una malattia, ok? E mi sembra che ci siano 10 vaccinazioni in questo momento, di cui, ancora mi corregga se sbaglio, ce ne sono 4 che non sono dei vaccini che fermano il contagio. Vuole che glieli numeri o lo siamo già d'accordo? Siamo già d'accordo, ok. Più una malattia che è il tetano, che non è neanche contagiosa, per cui sicuramente diciamo che per almeno metà questi vaccini non preservano la salute pubblica di nessuno, perché non fermano alcun contagio, la salute pubblica si basa sui contagi. Quindi già vediamo che su un'emergenza teorica, che poi possiamo andare a vedere se c'è o no, morbillo, sono stati passati 10 vaccinazioni per la salute pubblica, di cui metà non c'entrano con la salute pubblica, quindi già non ha senso che vengano passati. No, è così, c'è un conto... No, aspetta. Alcune, come dici tu, virgolette, fermano il contagio, altre no, ma non è che quelle che non fermano non servono, perché la poliomielite non c'è. Non ho mai detto che non servono. Non ho mai detto che non servono, ho detto che non hanno rilievi di salute pubblica, è una cosa diversa. Qui stiamo parlando di diritti. Guarda, senta. Esatto, finiamo, facciamo pure così, poi andiamo alla replica e diamo la linea a casa. Il punto è, gli immunodepressi sono una particolare categoria di persone che hanno una posizione, una situazione difficile e meritano una grande attenzione. Sono i più deboli, però. Do io la mia provocazione. Tutti i soldi investiti a cercare di costringere bambini sani ad assumere dei farmaci che non gli servono potrebbero benissimo essere usati per aiutare gli immunodepressi a superare le loro difficoltà, affrontare meglio, ad avere un'assistenza, ad avere delle ricerche anche, perché no, più approfondita, perché loro rischiano, e mi corregga se sbaglio da medico, qualche migliaio di infezioni quando entrano in qualunque ambiente, perché sono assolutamente esposti, sono vulnerabili. Poi ci sono vari gradi, no, di immunodepressione, però diciamo, se parliamo di casi gravi è così. Quindi non sono 10 vaccini che poi fermano soltanto 5 contagi a metterli al sicuro. Cioè, se anche vacciniamo tutti i bambini, gli immunodepressi continuano ad avere dei grossi problemi. Il rischio non viene eliminato. Imperiali poi da casa. È una strumentalizzazione. Imperiali poi da casa. Il rischio non è eliminato e continuano anche ad andare sotto la macchina quando escono da scuola. Cioè, non è che uno può eliminare. Nel senso che un immunodepresso va sotto la macchina quando va sotto la macchina. Esatto, non siamo qui. Però il problema è che un immunodepresso. Stavolta mi hai interrotto tu. Ok, chiedo scusa. Il problema è questo: non è che vaccinando nessun immunodepresso avrà mai più nessuna malattia, questo è evidente. Il problema, come sempre, è statistico. Quindi a ridurre il rischio. Siccome la mortalità per il morbillo è di 1 ogni 1000, è tanto o è poco che un bambino ogni 1000 che si fa il morbillo muore? Per me è tanto. Poi è chiaro che 999 il vaccino lo fanno per niente, perché tanto non morirebbero quei 999 lì, starebbero a casa con la febbre, un po' rincoglioniti. Ma uno su 1000 muore, allora, muore con l'encefalite. Io non vorrei che non li vedeste. Sentiamo da casa. Non sono mica belli da vedere. Da Cremona. Non sono belli, ne basta uno su 1000, eh? E sono 200.000 i morbilli all'anno. Uno su 1000 quanti sono? Allora, scusi, 200.000 dove i morbilli? Morbilli nel mondo? No, nella comunità europea. Nella comunità europea? Allora, 100.000. Sentiamo, risulta 71.000. No. Sentiamo da casa. Con i numeri? Sentiamo Pier da Cremona, giusto? Cambia niente, però cambia come? 7 invece che 14. Cambia come? Perché c'è anche da considerare le reazioni avverse. No. Allora, Pier da Cremona, buonasera. Buonasera, buonasera. Saluto intanto gli ospiti. Allora, io ho fatto presupposto che mia figlia è morta per un'encefalopatita postvacinica, quindi sono 20 anni che conosco un po' l'argomento e ho sentito molti medici sia da una parte che dall'altra. Quello che ho notato, questo indipendentemente dall'essere a favore o contro un obbligo o contro il vaccino, che anche stasera, perché alla serata diciamo fare informazione, abbiamo l'onorevole Catalano che porta dei numeri, porta le prove, abbiamo Stefano Re che porta dei numeri, porta le prove, e abbiamo un medico che parla di incidenti stradali. Non ha parlato solo di incidenti stradali, forza. Si è chiamato per criticare gli ospiti in studio, è un conto. Se vuole dire la sua opinione, la dica. Allora, e andiamo oltre. Dica. Quando un medico fa informazione, o chiunque faccia informazione da una parte o dall'altra, porti delle prove, perché se noi andiamo a vedere sulla polio, che continuano a dire che il vaccino ha sconfitto la polio, ci sono dati ufficiali che dicono esattamente il contrario e sono reperibili da tutti. Quindi io ci dice la fonte di questi dati, perché è sempre bene parlare. No, sentiamo la fonte di questi dati. Basta, ci sono i dati dell'ISTAT, ci sono i dati dell'ISS, voglio dire, che fanno vedere come la curva della malattia si è abbassata ancora prima dell'inizio della vaccinazione. Questo è stato un dato che è reperibile da chiunque. Quindi dice che l'ISTAT dimostra che la vaccinazione sulla polio è inutile? Ma se mette mortalità polio dalla polio, vedrà che quando deve parlare più piano, perché se no la sentiamo, mi scusi, parli un po' più piano. Scusi, sì. Prego. Se lei va a vedere la mortalità della polio negli anni, era quasi azzerata quando è stato introdotto il vaccino. Penso che questo qui sia un dato che possono confermarlo anche in studio. Senza nessun Imperiali conferma, aspetti, Imperiali? Il vaccino ha azzerato la mortalità per la poliomielite, ma l'avevo detto anche prima, dando anche dei numeri, che anche se hanno estratto l'agendina gli avevo detto i numeri. I numeri, Imperiali dice i numeri li abbiamo detti prima sulla polio. Lei dice che non è stato il vaccino? Come mai dice così? Perché tutti, voglio dire, tantissimi medici che seguono l'argomento in modo assolutamente scientifico e con mentalità assolutamente aperta, dove non dicono mai non vaccinate i vostri figli, però mettono in evidenza i dati, e non ci sono mai dati dove dicono che il vaccino, per esempio sulla polio, ha debellato la polio. Questo è quello che si sente in giro. Quindi io vorrei stasera, ma proprio per una conoscenza che mi è personale, che mi venisse indicato dove posso andare a vedere che la polio ha debellato la malattia. Sentiamo la risposta. Penso che sia un'informazione che serve a me, che serve a tutti. Io mia figlia non ce l'ho più, quindi voglio dire, l'informazione a me non serve personalmente, però penso che non sia un'informazione che serve a tutti. Grazie. La ringrazio per il suo contributo, buona serata, grazie mille. Allora, ti vuole rispondere? No, ma mi imbarazza anche, nel senso che... situazione, cioè, racconta anche racconta del caso personale. Il massimo rispetto. Cioè, la poliomielite, voi forse vi ricordate, no, siete troppo giovani, c'era il polmone d'acciaio. Io avevo una cugina di secondo grado che ha vissuto 20 anni dentro una scatola. Poi fa ridere come incidente stradale, ma non fa ridere perché la polio dava un danno neurologico, cioè la polio dava dei danni lievi, che c'era la zoppia della polio, la difficoltà di deambulazione, e il danno respiratorio che dava la mortalità se non ventilato correttamente. Io non ne vedo più, ecco. Poi nel mondo mi pare che ci siano dei casi ancora in Niger o in Afghanistan, però insomma non c'è più la polio, però. La polio non c'è più. Molto rapidamente, parliamo di questa cosa giusto molto rapidamente. Io non sono un medico, però so leggere e i dati statistici sono visibili e si possono leggere. In particolare i dati ufficiali e i dati che citava il signore, anche se appunto magari non era riuscito a essere molto chiaro nella sua esposizione, sono dati dell'OMS. cioè, della World Health Organization, che insomma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiamiamola come vogliamo, sono i dati ufficiali sulla poliomielite, li potete trovare sul sito, e sono gli outbreaks, cioè sono i focolai di poliomielite che dal 2015 ad oggi sono tutti vaccino derivati, cioè creati dai vaccini. Indirettamente creati dai vaccini, nel senso che sono tutti, no, guardi, può andare a controllare, guardi, sul sito, è sul sito ufficiale, se vuole glielo faccio vedere, dal 2015 al 2019 non esiste più la polio, è vero, esiste solo la polio da vaccino. Imperiali Catalana. Allora, sortiamo la replica e poi voglio sentire. Ripeto, 50.000 morti, 0 morti, la polio, cioè. Poi c'è quei casi in Afghanistan che non so perché debba essere da vaccino, che non lo fanno in Afghanistan, poveretti, cioè qui non c'è più perché lo facciamo tutti il vaccino. Questa, anzi, c'è una domanda ha in sé la sua risposta: perché in Afghanistan c'erano ancora dei focolai endemici e in Italia no? Perché in Italia il 95% si vaccina contro la polio, cioè la polio in Italia non ci sarà, virgolette, mai più, chiuse virgolette, punto, ma mai più. Poi moriremo di altre cose, ma di poliomielite nessuno di noi morirà. Allora, Catalano, non è merito mio, poi parleremo di morbillo, poi tra poco parleremo di morbillo più complesso, ne parliamo. Catalano. Ma il telespettatore di prima ha detto, secondo me, una cosa intelligente riguardo al discorso, anche i dati che citava Stefano sulla polio, che è vaccino derivata. Sul discorso, prima il medico faceva riferimento al fatto che il morbillo, ad esempio, è una malattia che si riesce a debellare con la vaccinazione. Ecco, io durante le indagini che abbiamo fatto con la Commissione, più di una volta i consulenti scientifici mi hanno portato invece le dimostrazioni di come, ad esempio, il morbillo non si riesce ad eradicare con la vaccinazione, anzi la vaccinazione porta il morbillo ad evolvere, e ci sono ormai in giro più ceppi vaccinali di morbillo, quindi di virus vaccinale di morbillo, che ceppi selvaggi. E la cosa curiosa che io invece vorrei capire quando c'è un caso di morbillo riscontrato dalla sanità pubblica e se si fa la valutazione del ceppo, perché quello che a volte succede è che in realtà le persone si ammalano del ceppo del vaccino piuttosto che del ceppo naturale. C'era uno studio interessante che è arrivato alla mia attenzione durante i lavori della Commissione, che dimostrava che prima c'è una differenza tra dire vaccinazione e immunizzazione, e poi si discuteva del fatto che la copertura, l'immunità, chiamiamola di gregge, che veniva data dal morbillo, la si otteneva quando il 55% dei bambini che avevano contratto il morbillo, o meglio, sì, tra gli 0 e i 15 anni, il 55% di questi bambini che avevano contratto il morbillo, avendo un'immunità naturale, erano sufficienti a garantire un'immunità di gregge da immunizzazione naturale all'intera popolazione. Ecco, questi erano gli studi che ho letto e consultato, e che quindi sono ormai, quanti sono? Ormai più di 50 anni che tentano di eradicare il morbillo con la vaccinazione, e non ci riescono. C'erano gli studi, c'era il 2010, c'era il morbillo. L'eradicazione del morbillo sono 50 anni che ci provano, perché è obbligatoria adesso, dal 2010. Ma la vaccinazione di massa del morbillo negli anni 90 è aumentata, era 50 nel 2000. Di eradicare il morbillo, che sono più di 50 anni che ci provano, perché io ho letto studi che risalgono al 1960, dove già allora si diceva che i tentativi di vaccinare, e quindi con la vaccinazione eradicare il morbillo, erano vani, perché anche per nonostante la copertura all'epoca quanto poteva essere, ma all'inizio degli anni 60 si era cominciato, se non sbaglio, la vaccinazione obbligatoria. Senti, ma lì il punto è che analizzando le corti, prima del 2000 2.600.000 casi, dopo il 2010 110.000 casi. È chiaro, c'è, il morbillo c'è, non è che non c'è, però sono 10 anni che il problema è la polio abbiamo impiegato 50 anni, la difterite 40. Scusate, ma su questa cosa però l'ho già citato prima, io aspettavo di chiarire. Allora, sul momento abbiamo anche un intervento, un video, quindi torniamo a parlarne, però un telespettatore che incontra da troppo tempo, poi mi spiace occupare la linea per altri che chiamano. Giovanni da Como, giusto? Mi dice la regia. Sì, buonasera. Giovanni, buonasera, dica. Intanto volevo salutare tutti gli ospiti, in particolar modo il dottor Imperiali, che conosco personalmente, anche se in questo caso comunque sono dalla fazione opposta. Che volevo dire, comunque io ho una bambina di 2 anni e ancora non l'ho fatta vaccinare, per vari motivi, vari dubbi, tra cui Poi mia figlia ha già una situazione già abbastanza particolare, sua dalla nascita. Poi a 2 anni abbiamo anche scoperto che ha una lieve forma di autismo e quindi comunque ci siamo frenati sul discorso vaccini. E abbiamo seguito la vicenda comunque sia dalla parte del sì sia dalla parte del no. E le cose che più ci preoccupano, a me e alla mia compagna, sono degli studi fatti comunque da ricercatori italiani, tra cui Montanari, che ha trovato comunque delle microparticelle di metalli pesanti piuttosto che altro, e un recente studio che è stata anche fatta una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, quindi comunque non sono bufale che si trovano online, che è uno studio Corvelva, che dice che comunque sono state trovate delle sostanze strane al vaccino che non dovrebbero esistere, come ad esempio sono state trovate delle tracce di Viagra all'interno del vaccino. Quindi dice, hanno provarsi i dubbi fino a questo momento. Le faccio una domanda, Giovanni. Lei è un giovane padre con una figlia di 2 anni, quindi molto piccola. Se sua figlia avesse 5 anni e dovesse andare all'asilo e quindi dovesse prendere una decisione in questo momento, cosa farebbe? Dico, anche a settembre dovrebbe andare all'asilo. Infatti siamo là che cerchiamo di capire come fare, cosa fare. Siamo in attesa di un colloquio con l'ASL. Dai 3 ai 5 l'età dell'asilo è vicina, quindi ancora non avete deciso? No, perché cioè, se io a 29 gennaio mi vedo una conferenza stampa fatta all'interno della Camera dei Deputati che mi dicono all'interno dei vaccini è stato trovato Viagra, DNA di un feto umano risalente agli anni 60, cioè, io metto nel corpio di mia figlia certe robe. Cioè, diciamo da parte chi mi dà la sicurezza? Chi mi dà la sicurezza di quello che io inietto, faccio iniettare? Ecco, le voglio fare una domanda, Giovanni. Queste sue perplessità, queste sue paure assolutamente legittime, le ha rivolte al suo pediatra? Sì, ma ovviamente il pediatra è obbligato per legge a dirmi di vaccinare. Senti, viene radiato dall'albo. No, solo per legge. Con chi parlo? Con uno che viene radiato dall'alba e perde il posto di lavoro se mi dice no, non la vaccinare. Quindi lei dice il pediatra in qualche modo è condizionato, però su questo voglio far rispondere Imperiali, allora, perché chiama in causa la categoria, poi sentiamo subito Re. Imperiali, stia in linea Giovanni. Allora, tanto è un amico, per cui Giovanni dice, per me è questo. Al di là del caso singolo, io non dirò adesso che deve vaccinare la figliuola, anche se sono convinto che lo debba fare, ma vai a toccare anche altri problemi, per cui tu devi valutare. Cioè, è una spirale un po' complessa, perché se il dubbio è che il vaccino funzioni, è un dubbio. Avevo detto di no all'inizio, però il dubbio c'è, perché è venuto fuori, anche se io a terra rotonda era una provocazione. Se il dubbio è che uno in tutti i casi possa scegliere quello che deve fare, perché dal punto di vista costituzionale uno è un altro discorso. Se uno cessa di fidarsi completamente di quello che gli accade intorno, questo è il discorso che forse tu volevi fare all'inizio dicendo perché adesso i vaccini, perché secondo me adesso così è un casino. Cioè se un paziente in buonissima fede compra un farmaco e pensa che nel farmaco si senta qualcosa d'altro, è chiaro che non si curerà mai più. Io su questo non posso dire niente a nessuno. Cioè, nel senso che se nell'aspirina uno pensa che ci sia dentro il cianuro, non prende l'aspirina. Però non è così. Non è così. Adesso c'è giurin giuretta, non è così. Poi ci può essere il lotto scaduto, ci può essere il medico distratto, ci può essere la casa farmaceutica ma non è che però che mette il Viagra nella pastiglia del vaccino. Quindi c'è un problema di perdere fiducia nei confronti del medico. Esatto, cioè, il problema è questo qua. Se ciascuno può decidere per conto suo, va bene, facciamo che sia così, ma è una bella stupidaggine. Poi ciascuno si riparerà anche il rubinetto di casa e ciascuno farà l'avvocato di se stesso e verranno giù i ponti, però non è così. Cioè, perché così non si viene fuori. Cioè, nelle medicine c'è dentro un'altra roba, non se ne viene fuori. Re, poi pubblicità. Non facciamo. Allora, due cose molto... Io le prendo, voi fate quello che volete. Due cose molto veloci. Sul calo di fiducia è uno dei due elementi, diciamo, fondamentale, a mio parere, per cui appunto si è in particolare incancrenita questa situazione sui vaccini. Ma il calo di fiducia non è dovuto a strane storie messe in giro dai famigerati Novax o da strane analisi su cui si può discutere se abbiano validità o meno. Il calo di fiducia... Però di bufale ne girano. Di bufale ne girano su tutto, su tutto. Ma signori, adesso... Però, permettiamoci di fare una dichiarazione verità che un po' pochi fanno, ma secondo me vale la pena. Per due volte l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzini è andata in televisione e per due volte si è inventata centinaia di bambini morti di morbillo che non sono mai esistiti, nel senso che non sono mai morti. Per due volte ha mentito. Sto dicendo che l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzini ha mentito per due volte. Lei si sta assumendo le responsabilità di ogni tipo di quello che sta dicendo. Molto volentieri. Non si muore più per questo? Prego? Perché di morbillo non si muore? No, non so se si muoia per il morbillo, questo lo possono discutere. Fidatevi, si muore. Fidiamoci dopo, adesso mi lasci finire che è una bella idea. Sto dicendo che l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzini per due volte, una volta in un programma sulla 7 di livello nazionale, che è la gabbia, non so se si può dire ma ormai l'ho detto, un altro programma sulla Rai, quindi di livello nazionale, Porta a Porta, è andata e ha parlato in un caso di una immaginaria, completamente immaginaria epidemia di morbillo che avrebbe fatto, la prima volta ha detto 200 bambini morti, la seconda 270 bambini morti che non sono mai esistiti e questo si può controllare online dove girano tante bufale, ma ci sono anche i siti ufficiali degli enti ufficiali e per esempio c'è il sito ufficiale dell'ente sanitario del Ministero della Sanità inglese dove si può controllare in quell'anno quanti morti ci sono stati, in uno di quegli anni zero. Quelli di cui lei ha parlato, i 200 bambini morti, nell'altro perché lei ha fatto riferimenti a due anni diversi. Quello che fanno sui vaccini ne parliamo un altro momento. Adesso sto parlando delle bugie e del fatto del perché la gente non ha più fiducia. Quando un ministro della salute per due volte va in televisione e fa una roba che è un reato, che ha procurato allarme, per qualche motivo la comunità scientifica dorme. Cioè nessun medico ha pensato di dire scusate, dove sarebbero questi 200 bambini morti che non esistono? Allora, reato, parole pesanti, delle quali evidentemente si assume la responsabilità, certo, questo fuori dubbio. Però vorrei giusto chiudere il ragionamento, perché a me sinceramente, come dire, andare a capire perché le persone inventano simili cose, non voglio magari avuto dati errati, sono varie cose, valuteremo poi. Però il punto è un altro, il punto è perché le persone poi perdono fiducia, perché se i più alti rappresentanti mentono, come si fa poi ad avere fiducia? Devo lanciare la pubblicità perché sennò la regia è la volta veramente che mi viene a prendere in studio. Pubblicità. Vaccini obbligatori, il dibattito questa sera è sul tema della settimana, sul tema che ovviamente è entrato prepotentemente nelle cronache dopo l'introduzione, il termine di martedì, entro il quale tutti i bambini devono essere vaccinati, pena o l'esclusione dall'asilo dal nido o le multe nei confronti delle famiglie in età di scuola dell'obbligo. Poco fa parlavamo di morbillo e allora abbiamo un video subito da farvi vedere e poi lo commentiamo a rientro. Morbillo, ancora brutte notizie. 6 casi tra gli operai di un'azienda del Bolognese e in particolare una ragazza giovane trapiantata di fegato che ha contratto questa pericolosissima malattia a Rimini. Il morbillo circola e questo non va bene. Non dobbiamo farlo circolare. In molti paesi non circola più, in Messico non circola più dal 1996. Cosa dobbiamo fare per non farlo circolare? Beh, prima di tutto dobbiamo vaccinare tutti i bambini, perché quello è il serbatoio, quella è la popolazione dove il morbillo circola con maggiore intensità. Ma poi dobbiamo vaccinare anche gli adulti, perché ci sono tanti bambini non vaccinati che ora sono cresciuti e che possono avere un ruolo molto pericoloso nella trasmissione della malattia. Ricordiamoci che il famoso 95% che ci garantisce l'impossibilità per il virus di circolare, la famosa immunità di gregge o di comunità, vale per tutta la popolazione. Per cui, certo, cominciare a vaccinare i bambini è l'inizio, però dobbiamo recuperare gli adulti. Quindi questo è un appello a tutti gli adulti. Se non siete certi di avere avuto il morbillo da piccoli, ed è difficile esserne certi peraltro, andate dal vostro medico e vaccinatevi. Farete del bene a voi perché sarete protetti da una pericolosa infezione e farete del bene anche agli altri perché impedirete al morbillo di circolare. Catalano, poi Imperiali, ha sentito la parola di Burioni. Burioni, lo ricordiamo, il medico che è promotore delle campagne vaccinali, spesso in televisione, con un'attività social molto attiva, con un'attività social molto intensa. Prego. Io volevo riallacciarmi a quello che diceva il telespettatore poco fa in merito alla presenza all'interno di questi farmaci di sostanze contaminanti. Durante la commissione noi abbiamo potuto leggere i dossier di registrazione dei farmaci che le case farmaceutiche hanno consegnato ad AIFA e sulla base di quelle schede tecniche abbiamo, su nostra richiesta, avuto delle tabelle con l'elenco dei componenti e degli elementi presenti nei farmaci e al termine della nostra indagine puramente documentale quello che abbiamo scoperto è che prendendo in considerazione l'intera profilassi vaccinale militare che usa gli stessi farmaci che si hanno nel civile, i materiali, quelli che sono, diciamo, i componenti, quelli che sono noti tossici alla comunità scientifica, che sono presenti all'interno di questi farmaci e sono indicati sotto soglia, e quindi non sono, che sono sotto soglia quindi non dichiarati dalle case farmaceutiche, sono 13. E 23 invece sono quelli che sono noti scatenanti reazioni allergiche. Il rapporto che Corvelva ha pubblicato e ha presentato alla Camera dei Deputati è la prova sperimentale di quello che noi abbiamo rilevato dalla documentazione dei dossier tecnici di registrazione, quindi è vero quello che diceva il signore in merito alla presenza di tracce di Viagra in alcuni farmaci, ma queste cose qui sono dovute a dei processi produttivi che portano contaminazione all'interno di questi farmaci, quindi la preoccupazione, il rischio dovuto a quello che dicevo prima intrinseco al farmaco è proprio questo, che all'interno di questi farmaci ci sono delle sostanze che possono causare delle reazioni particolari gravi. Però non si genera allarme così nei confronti della popolazione, ciò che diceva Imperiali su un farmaco che al di là, diciamo, dei casi in oggetto è strutturato per l'obiettivo per cui è nato. In realtà questo non è allarme, questa è informazione, perché se io fossi un dirigente... Qual è la differenza tra allarme e informazione secondo lei? Se io fossi, allora, le faccio un esempio. Il gadolinio, che è un elemento utilizzato nelle risonanze magnetiche per i liquidi di contrasto, è stato ritirato dal mercato dopo 3 casi di reazione avversa. C'è stato un allarmismo? Le persone hanno smesso di fare le risonanze magnetiche? No, perché c'è stata informazione, AIFA si è mossa e ha ritirato il farmaco dal mercato. Le analisi di Corvelva fanno la stessa cosa. Ti stanno dicendo, guardate che in questi farmaci ci sono delle non conformità. AIFA cosa dovrebbe fare? Dovrebbe ripetere le prove sperimentali e dovrebbe sospendere la commercializzazione di questi farmaci se queste non conformità sono vere. Ma sono prove che AIFA non ha fatto? AIFA non fa prove. Cosa vuol dire che AIFA non fa prove? AIFA non fa prove perché non è il suo compito. AIFA chi le fa queste prove? Le potrebbe fare l'Istituto Superiore di Sanità. Ma non le fa nessuno in Italia? Noi tra l'altro le ha fatte Corvelva. Ma al di là di Corvelva non c'è un altro soggetto che fa... No, cioè, no, in realtà c'è un soggetto. Che prova i farmaci. Le case produttrici le fanno. Solo le case produttrici? E poi l'AIFA riceve, o l'EMA, ricevono dalle case produttrici gli attestati che dicono guardate che i nostri vaccini sono sicuri. Ma li verificheranno poi? Le prove... le sto chiedendo, lei sta dicendo che l'AIFA non verifica i farmaci? Io sto dicendo che Corvelva ha chiesto all'AIFA la verifica e non c'è stata risposta. Posso rispondere, le case farmaceutiche fanno dei controlli su delle sostanze di cui sono, diciamo, sicuri di trovare la presenza, non su tutte le sostanze che... Per esempio Corvelva ha fatto un'analisi ad ampio spettro andando a mettere il cut-off molto basso, quindi ovvero andando a cercare anche quelle piccole sostanze nelle piccole quantità. Non ce ne frega niente, in effetti, questa è la cosa importante. Cioè non ce ne frega niente di cosa c'è nei vaccini che ci mettiamo, che ci inghiettiamo. Bisogna fidarsi della scienza. È un'ottica totalmente diversa. Quel lavoro che hai citato ha avuto anche delle belle critiche, se vuoi dire che quelle no. Le critiche ricevute non sono valide perché non sono valide. Hanno criticato una cosa che non ho nemmeno letto. Quindi come si fa a criticare qualcosa che non leggi? Beh, però lei dice che tutte le critiche del lavoro non sono attendibili perché la metodica che ha usato Corvelva è stata pubblicata e c'è la sua pubblicazione scientifica. Le prove sperimentali che Corvelva ha fatto con la metodica pubblicata sono replicabili. Hanno pubblicato la metodologia, quindi qualsiasi laboratorio può replicarle. Quindi le contestazioni che hanno fatto sono state strumentali. Perché? Perché Corvelva ha anticipato i risultati prima della peer review, della pubblicazione dell'articolo scientifico. C'è articolo scientifico e articolo scientifico, c'è il Corriere di Topolinia e c'è Nature, cioè non è che sono proprio uguali. Lei dice questa analisi l'ha letta? No, io non l'ho letta. Ha letto gli articoli di giornale? No, scusate, io faccio il gastroenterologo, non ho letto tutta l'analisi perché ho letto i commenti della... Il problema è questo qua. Dipende di cosa stiamo parlando, cioè mi era parso che ci fossimo incamminati sulla direzione che era condivisibile politica e quindi siamo entrati un po' nel tecnico. Io che non voglio fare il faccino, posso non farlo oppure no, e io di questo parlerei tutta la notte volentieri, ma forse non riusciremo. E poi siamo imbarcati nell'altra, che è quella che tu dicevi all'inizio: ma perché di questo periodo si parla in questo modo, in questa maniera delle cose, che uno è... Se c'è Baricco, si può citare Baricco, dice che è la sfiducia delle elite, forse per colpa dell'elite, forse per colpa del tempo, forse per colpa delle bugie che ci raccontano. Così. Il problema è che se non c'è un accordo su queste cose base e se non c'è una fiducia su queste cose base, se io compro una macchina e non mi fido che hanno stretto la ruota, io non posso andare in giro in macchina. Dottor Imperiali, se io prendo una partita di aspirina e non penso che la partita di aspirina funzioni come l'aspirina, ma funzioni come qualcosa d'altro, io non posso prendere la partita d'aspirina. Se c'è la nanosostanza trovata sul pianerottolo da quello che ha aperto lo studio per trovare le nanosostanze, questo ha un'efficacia clinica oppure, come dicevo prima, non ce ne importa nulla? Perché se non ce ne importa nulla, non ce ne importa nulla. Cioè il vaccino funziona o non funziona? Il vaccino è tossico o non è tossico? Chiedo scusa, a me interessa fondamentalmente questo. Allora lei dice il vaccino funziona? Il vaccino funziona. A questo punto io non lo so, ma non lo devo sapere, non è il mio compito. E allora non puoi scegliere? Io in realtà adesso volevo citare dei numeri e dei dati per discutere di un problema che secondo me è alla base di tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Cioè, lei ha più volte portato avanti, presentato un ragionamento che bisogna fidarsi della scienza, perché a fine dei conti se c'è la comunità scientifica, a un certo punto ci si fida. Lei stesso ha detto un attimo fa, non ho neanche letto l'analisi del Corvelva, ho letto le critiche fatte da persone di cui mi fido della scienza, perfetto. Io prima ho cercato di introdurre con degli elementi fattuali di cui ho parlato, perché le persone non hanno fiducia. In particolare appunto nella scienza. Allora adesso voglio dare un altro esempio del perché le persone poi finiscono con non aver fiducia. Perché si è basata per esempio tutta l'impostazione, tutta questa ondata riguardante l'importanza dei vaccini e poi anche l'obbligatorio, su un'emergenza che è stata definita l'emergenza morbillo. Perfetto. Già il fatto che per l'emergenza del morbillo poi si rendano obbligatori 10 vaccini per 10 malattie è una cosa che una persona anche di intelligenza media può porsi la domanda, dice: com'è che per l'emergenza di una malattia mi rendono obbligatori 10 vaccini? E però vabbè, Su questo, stranamente, sembra che la comunità scientifica non avesse molto da dire. Ma al di là di quello, la stessa emergenza morbillo, che è presentata da tutti come un'emergenza terribile, vediamo i numeri, Allora, in Europa nel 2017 il morbillo ha ucciso 35 persone, che sono tante. 35 persone, la fonte? Sono tante. Questa fonte è l'OMS, okay, Organizzazione Mondiale della Sanità, e ne ha colpite 21.315, un po' meno di quei 400.000 che diceva prima, però era 2017, poi ci sono annate in cui va peggio, certo. In Europa nel 2017 gli abitanti conteggiati erano 739 milioni. Se facciamo i conti, il morbillo ha contagiato lo 0,0029% della popolazione e questi contagiati, cioè lo 0,0029%, ha avuto meno dello 0,1642 numeri di probabilità di avere gravi conseguenze dal morbillo. Allora, in Italia, esatto, in Italia difatti il numero è medio di morti per morbillo da 0,3 a 1,5 all'anno, che uno dice, caspita, sono morti. Sì, beh, sono un terzo di morto fino a 1,5, però diciamo anche solo un morto è una cosa brutta. Ma la domanda è senza la vaccinazione, quanti sono vaccinati? La domanda senza la vaccinazione c'è la risposta, e c'è uno studio a cui ha partecipato il dottor Ricciardi. Senza la vaccinazione ci sarebbe un incremento effettivamente abbastanza interessante, però è stato fatto lo studio basandosi su sulla estrapolazione dei dati, cancellando tutte le vaccinazioni di morbillo, per cui il che è assurdo, sento dire, perché dovrebbe smettere di vaccinarsi tutti. Un conto a togliere l'obbligo, se un conto è... uno potrebbe, però, sì, se uno può scegliere, personalmente, ma se il 90% si vaccina già adesso, immagino continuerà a vaccinarsi anche senza. Forse si vaccinava al 90% prima dell'obbligo. Se sente racconti strani, magari smette. Ma magari i racconti strani hanno qualche fondo di verità. No, non è morto nessuno di vaccinazione. Ma non è morto nessuno di vaccinazione, lo dice lei, perché a quanto pare ci sono diversi morti invece proprio per vaccinazione che hanno ricevuto il risarcimento proprio e sono morti. Questi sono stati riconosciuti dal Senato italiano. Mi faccio arrabbiare. No, 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 mi lasci solo finire di citare due numeri, poi dopo mi fa arrabbiare. I numeri sono questi, ma sono tanti, ma ne cito giusto due o tre a caso, appunto. Da 10 a 20 morti all'anno sono per puntura di insetto. Cioè gli insetti ammazzano da 10 a 20 persone in Italia all'anno. Il morbillo ne uccide da 0,3 a 1,5. Un attimo. L'ultimo dato? No, due dati. Ne stiamo elencando veramente tanti. No, però molto velocemente. Uno è il dato, vabbè, questo qua, dei morti per errori medici. Sono da 14.000 a 50.000 morti per errori medici in Italia ogni anno. Da 14.000 a 50.000 persone muoiono per errori medici e l'emergenza è il morbillo. Ma questo è un tentativo di screditare la categoria? Cos'è? No, questo è un tentativo di far capire che l'emergenza... Perché anche gli incendi stradali allora uccidono chissà quante persone. Però se paragoniamo... Cioè, paragonare l'errore medico, che può essere un intervento delicatissimo, può essere una valutazione. Certamente, ma i numeri, io sto parlando di numeri qua, io sto parlando di da 15.000 a 50.000 persone. Ma l'ultimo numero non mi era chiaro il motivo per cui lo citasse. Il motivo per cui lo cito è molto semplice. L'emergenza è ciò che alloca le risorse. Un ministero ha delle risorse, il Ministero della Salute ha delle risorse, cioè ha un tot di soldi, un tot di persone, un tot di energia da impiegare. Dove vanno impiegate? Dove c'è più pericolo? Dove c'è più pericolo? Dove muoiono 15.000 persone o dove ne muore 1,5? Chiarissimo. Sentiamo questa è logica. Cioè, mi sembra... No, no, questa è logica. Questo è esattamente il discorso di prima. Cioè, io penso che non ne veniamo fuori perché la serata ha un altro taglio. Sta avviando, e dice. Se la gente muore solo per i loro medici, non andate dai medici. Cioè, io cosa vi posso dire? Non andate dai medici. Se fosse vero, non andate. Siccome invece penso che molte persone si salvino quando vanno in ospedale, casualmente, perché sono fortunati, perché non è che ci siano i farmaci, perché i farmaci è anche un casino, allora va bene. Cioè, dire queste cose qui è pericolosissimo, a me non me ne frega niente. Ma guarda che non lo dico io, lo dice la Sinforma, lo dice l'Associazione Anestesisti Italiani, ci sono dati ufficiali che ho citato, non sono dati che mi invento io. 10 senza vaccinazione ne vorrebbero il triplo, fa niente. No, non lo dico io, fa niente. Sei un po' cinico, fa niente. Non sono cinico, io sto calcolando una questione... Sono 30 bambini e frega un cazzo a nessuno. Dovevamo parlare di politica. Se lei al Ministero della Salute vuole salvare 15.000 persone o vuole salvarne 1,5 con le risorse che ha? E 15.000 cosa faccio? Obbligo i medici a non fare errori. No, però magari per esempio allora miglioriamo il servizio di sorveglianza sugli errori, miglioriamo il servizio, non so, l'istruzione dei medici. Io mi occupo di modificazioni percettive. Lo fai bene il lavoro oppure c'è qualcuno che ti critica e dice che dovresti farlo meglio? Lo faccio male, mi criticano come? Criticano come, sì. Eh beh, vorrei vedere, a parte il fatto che no, nessuno è morto finora per errori miei, però no, se una persona fa un lavoro così importante, grave come il medico, direi che si deve assumere delle belle responsabilità. Io penso che il discorso che avevo fatto prima era, in questo periodo storico nasce questo problema dei vaccini, che non c'è mai stato, perché la gente ha fatto il vaccino sempre, fondamentalmente, senza discutere sempre molto. Sempre da 50 anni da quando ci sono i vaccini, perché prima non c'erano e sopravvivevano. Abbiamo visto quei numeri di mortalità, il vaiolo. Guardate, il vaiolo è quello che le mamme facevano qua sul braccio, che restava cicatrice. 2 milioni, non un bambino, 2 milioni 700.000 morti all'anno, zero. Cioè non il bambino, l'errore medico. Zero. Sì, ma la poliomielite no. La poliomielite, anche se che ridacchiano che c'è ancora in Afghanistan, la poliomielite morivano senza respirare dentro dei polmoni d'acciaio. Come si trasmette la poliomielite? Non c'è più, per fortuna. Come si trasmette? Come si trasmette da una persona all'altra la poliomielite? Se non c'è, non c'è. Mi scusi, quando c'era? Non c'è il virus. Quando c'era, come si trasmetteva? 50.000 non ce ne sono più. La difterite non ce ne sono più, abbiamo capito, però mi puoi dire come si trasmette la poliomielite da una persona a un'altra? Non vuole niente a nessuno, quindi non te lo dico. Perché non lo vuole dire? La difterite si trasmette per via orofecale. Ecco, appunto. Ha capito perché ha smesso di esserci la poliomielite? Va bene, perché abbiamo cominciato a lavarci il sedere. Va bene, non perché ci sono i vaccini. Continua a lavartelo senza vaccinarti, che mi sembra una buona scelta. La difterite, il croup si chiamava una volta, quelli che non respiravano più. Non c'è più, poi non vaccinatevi se non volete, però non è per voi che fate quello che volete, tra virgolette, perché ha ragione, se uno non vuole vaccinarsi, che non si vaccini, se uno vuole fumare 120 sigarette al giorno, che le fumi, però se uno vuole bere, che beva, però se va in macchina, fa il piacere, non beve quando va in macchina, non può bere, ma sta a casa sua, se non si vaccina, fa il piacere, non va a dare rischi ad altre persone, perché è sbagliato. C'è una domanda. Perché è come uno che beve, ecco, mi è venuta questa bellissima idea qua. È come uno può ubriacarsi, non bere, ma può fare a casa sua, può fare quello che vuole, ma se esce con la macchina fa il piacere così. E il bambino che non può, virgolette, andare a scuola è la stessa cosa. Allora, è la stessa cosa. Se andare a scuola è un pericolo per gli altri, starà un po' attento. È un grosso problema. Non penso. La domanda finale, a questo punto... se alla fine, io la domanda finale, sì, mancano pochi minuti. Allora, è questa. A questo punto, se lei, e mi pare di capire, anche Catalano, sia convinto della, in alcuni casi, non utilità, correggetemi se sbaglio, del vaccino. Correggo. Io non sono convinto della non utilità. Io sono convinto, perché l'ho scoperto proprio alla mano, che mi hanno raccontato una fracassata di scemenze. Ma che perché questa corsa al vaccino, quindi solo per motivi esclusivamente economici? Vogliamo, non è un po' complottista? No, no. Allora, perché? Primo, io non credo che sia complottista, e secondo, non credo che sia solo per motivi economici, perché, ma allora? Anche economici. E le dico anche perché dico che sono anche economici, perché i pediatri... Mi interessano quelli non economici. Intanto le dico quelli economici. Ma se mi interessano quegli altri. Ma ci sono anche questi, che sono importanti, che è importante che le persone a casa lo sappiano, cioè che per esempio i pediatri in Toscana pigliano 15 euro a vaccino che fanno fare ai loro assistiti. 15 euro, e pigliano dei bonus che arrivano a 4.000 euro per i vaccini, ok? Facendo i vaccini. Allora, come si fa a fidarsi di una persona che prende soldi in base a quanto ti fa vaccinare? Il dottor Villani, visto che prima scusa, ho parlato... Allora non dobbiamo neanche utilizzare gli ausiliari della sosta, che hanno una commissione sulla multa che fanno. Lei sa cos'è la GlaxoSmithKline? È una casa farmaceutica che produce vaccini, ok? I vaccini che tra l'altro fornisce all'Italia, che sono in gran parte quelli che abbiamo reso obbligatori. La GlaxoSmithKline ogni anno dà qualche decina di milioni di euro, in Italia, lo dà in tutti i paesi, ma li dà in Italia, distribuiti a pioggia su tutte le associazioni di medici, l'università, gli ospedali. È una cosa bella, è molto bella, perché così la sanità ha dei fondi che sul pubblico non ci sarebbero. No, il vaccino non costa niente. No, mi lasci finire il ragionamento, è molto semplice. Quando le dico che c'è una questione economica, dico però che... Io le avevo chiesto la questione economica e lei continua a parlare di questione economica. Ok, va bene, basta, lasciamo perdere la questione economica. Dico, se a qualcuno interessa, io ho tutti i dati. Mi dica quella non economica. Quella non economica, secondo me, è molto più profonda ed è molto più preoccupante. Ed è quella su cui avrei in realtà preferito in effetti che il dibattito si fosse spostato, però per vari motivi siamo rimasti qua. Ed è questa, sono i diritti delle persone. come l'inviolabilità del corpo, che è alla base, no, della possibilità di scegliere di avere un consenso informato o un dissenso informato rispetto a un trattamento sanitario, cioè decidere se il tuo corpo può o no venire utilizzato o subire un trattamento, un'iniezione, un trattamento sanitario di qualunque genere. Questo è uno dei diritti fondamentali dell'essere umano e di fatto la vaccinazione obbligatoria... Ma che interesse c'è a violarlo? Vado avanti sul discorso e ci arrivo, faccio più breve possibile. Un altro diritto è il diritto all'istruzione e abbiamo visto perché secondo me viene messo in discussione. Un altro è il diritto al lavoro, perché il piano nazionale vaccini di cui si parla in questi giorni prevede l'esonero. Sono diritti che secondo me vengono violati. Sto dicendo, mi dica perché sto dicendo che tutta questa struttura d'insieme porta alla violazione di una serie di diritti fondamentali di fatto, che legalmente non sarebbero violabili, per cui di fatto sono violazioni illegali, però vengono affermate di fatto. E questo è, a mio parere, parte di un disegno comune. Cioè si sta cercando di modificare l'assetto delle leggi su questo, della percezione comune, diffusa. Difficile però non leggere un complotto in queste sue parole, un complotto. Ma guardi, lo può leggere come vuole, io vedo solo i fatti sono semplicemente che c'erano dei diritti inviolabili, adesso quei diritti non sono più inviolabili. Cosa significa essere a favore dell'obbligo vaccinale? Che cosa significa a livello concreto essere a favore dell'obbligo vaccinale? Non ha niente a che fare né con gli immunodepressi, né con i bambini, né con la salute pubblica. Sentiamo Imperiali. Se lo domando, dico, se lo domando, non so se è una domanda retorica. Se no, non è una domanda retorica. È una domanda, sentiamo la risposta e poi Catalano. Ora, mi sono innamorato della mia metafora precedente. Nessuno obbliga la gente a vaccinarsi. Noi tutti abbiamo il diritto di obbligare la gente a non essere pericolosa per gli altri. Questa è la chiave. Obbligare per cui uno può non vaccinarsi, come può bere o non bere, se decide di fare una scelta che può danneggiare gli altri, paga una piccola conseguenza. Non è che può farlo, sta a casa, sia che abbia bevuto, sia che non sia vaccinato. Il discorso è esattamente lo stesso. Big Pharma sul vaccino non guadagna niente, Big Pharma spera che la gente sia... Adesso non diciamo, questa scemenza non è diciamo, Big Pharma spera che la gente sia mali perché è sui farmaci che guadagna Big Pharma. Più che sul vaccino, dobbiamo chiudere. È sui farmaci che guadagna, sui farmaci oncologici che guadagna Big Pharma. È il settore più redditizio dell'intero settore farmaceutico, non lo affermo io, l'ho affermata. Lo afferma l'Agenzia del Commercio italiana. Manzoni ci aveva insegnato già con i suoi testi che non ci sono gli untori, che non bisogna fare la caccia agli untori, quindi io non sono d'accordo con quello che dice Imperiali sul fatto che ci sono persone che mettono a rischio la vita di altri non vaccinandosi. Era lui che lo diceva di me, veramente il contrario. E quindi questo già ce l'ha insegnato Manzoni, quindi io non vado oltre. Io sono, come ho detto all'inizio, per la libertà di scelta perché la vaccinazione è un trattamento sanitario che ha dei rischi e io credo che la persona deve poter valutare liberamente questi rischi e non debba essere obbligata a farlo, non debba essere obbligata a subire un trattamento. Come si diceva prima, si è fatto tutto in erba un fascio, si parla di vaccini in modo generale, si sono fatte una legge che obbliga a fare 10 vaccini e non si sono neanche presi in considerazione i prodotti monovalenti, cioè se c'è il problema del morbillo che si faccia il morbillo. Però anche lei chiedo perché. Perché? Allora, diritti... No, l'obbligo perché obbligare? Perché l'obbligo vaccinale, come diceva Stefano, consente di scardinare quel discorso che l'inviolabilità del corpo che non è consentita nemmeno al singolo. No? Sì, ma qual è l'interesse finale? L'interesse finale è scardinare questa possibilità, quindi vuol dire che in qualche modo lo Stato può obbligarti a violare il tuo corpo. Neanche più lo Stato, si parla di un'autorità, non si parla dello Stato. Lo fa già sulla legge di fine vita e forse lì sarebbe invece da insistere più saggiamente. Lì, sì, ma è una scelta personale, è una scelta individuale. Lì dovete fare la battaglia, non sul vaccino. Non è un obbligo. Siamo arrivati alla fine, abbiamo capito che la serata non è stata sufficiente a esaurire l'argomento, quindi ci ritorneremo sicuramente. Io per adesso vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, chiedo un applauso ai nostri ospiti in sala. Grazie per la vostra disponibilità e cortesia, grazie a chi ci ha seguito ovviamente da casa. Nessun Dorma torna settimana prossima, buonanotte.